Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio fare questo video davanti al nostro albero di Natale che finalmente è pronto, l'abbiamo fatto tardissimo, tipo imbarazzante, però tada, finalmente pronto, ci sono tutte le lucine, tutti i miei gengilli preferiti, evviva! Quindi mi piace un sacco l'atmosfera natalizia, l'avrete capito, sono sempre gasatissima ogni anno per Natale, voglio solo dirvi che oggi volevo mettermi gli orecchini con Babbo Natale, poi mi sono trattenuta, ho detto no Nicole, per favore, hai una certa età, evitiamo. A parte questo, oggi i miei capelli sono un disastro, ma voglio farvi il video sui consigli sui miei regali di Natale, quindi vi darò tutti i consigli appunto sulle cosine che mi piacerebbe ricevere per Natale e quindi sia per lui che per lei, quindi ho pensato sia ai maschietti che alle femminucce, quindi iniziamo subito, bando alle ciance come dico sempre io, con il primo prodotto. Numero 1, la Brown Face Spa. Io amo questo prodotto, ve ne ho già parlato tipo l'anno scorso e mi piace perché è multiuso, quindi è sia un epilatore per il viso, quindi per tutte le zone delicate, fa tipo 20.000 movimenti al minuto, una roba assurda e quindi lascia la pelle super liscia, ma io lo adoro perché è anche esfoliante, è anche una spazzola che va a pulire il viso in profondità e oltre a questo c'è anche la testina che va che è tipo una spugnetta e va ad applicare anche il fondotinta. E allora c'è il beauty case bianco con la scrittina rosa e poi qui c'è il prodotto in sé, adesso è predisposto come epilatore, poi c'è la spazzolina azzurra, è quella per sfogliare la pelle, poi c'è quella rosa che è quella che uso io, che è quella per pelli sensibili naturalmente, e poi c'è questa che è una spugnetta ed è appunto quella che si usa per applicare il fondotinta, quella bianca invece è quella normale, c'è anche il tappino rosa e appunto è un oggetto utile, tutte noi amiamo insomma prenderci cura della nostra pelle, io sono fissata con la cura della pelle, quindi amo queste spazzole per pulirla, per sfogliarla, sono molto molto utili. Numero 2, visto che abbiamo parlato della face spa e di prendersi cura del proprio viso eccetera eccetera, un'altra cosa che mi viene assolutamente in mente, che io amo, voi mi conoscete bene, sono le candele profumate. Sì, anche questa forma di ananas è una candela profumata, ve lo dimostro, eccola qua. Allora, io amo letteralmente le candele profumate, voi lo sapete, non si può sbagliare insomma con un regalo del genere perché fanno tanta atmosfera, se hanno una profumazione natalizia, ecco questo è un ottimo regalo secondo me, una profumazione natalizia che fa profumare tutta la casa di biscotti natalizi o di panettone, magari esistesse la candela panettone, è sicuramente insomma un regalo azzeccato, profuma tutta la casa e creano un'atmosfera bellissima. Consiglio numero 3 e finalmente arriva anche il consiglio per i maschietti o per le femminucce che vogliono regalarlo ai maschietti, per essere precisi, tatarà, questo è il beard trimmer di Brown ed è, siccome avete notato che tipo tutti hanno la barba, cioè la barba sta andando tantissimo, è l'accessorio della stagione evidentemente, e questo ha 25 impostazioni di lunghezza, quindi va bene veramente per la barba di tutte le lunghezze possibili immaginabili. Eccolo qua, ha due pettini di precisione staccabili e si può usare anche senza fili, si può usare sia col che senza fili, quindi insomma è comodissimo, super pratico, è una ricarica, dura 50 minuti quindi è più che sufficiente e questo quindi sì è tipo il sogno di tutti i ragazzi che hanno la barba per questa stagione che fa molto cool. Il numero 4, questo è un regalo sia per lui che per lei alla fine, una sciarpa, per restare in tema visto che abbiamo parlato di barba, una sciarpa che va insomma a mettere in risalto anche la barba, connettiamo così, e questa è una sciarpa in cashmere, io adoro le sciarpe in cashmere, sono comodissime, morbidissime, non danno fastidio perché la lana di solito mi pizzica, in queste invece sono fantastiche, questa tra l'altro è stata il regalo di Tomas dell'anno scorso e la uso sempre e tantissimo, quindi insomma sicuramente questi regali che magari da piccole odiavamo, cioè quando mi regalavano sciarpe, calzini, io piangevo, però adesso da adulti iniziamo ad apprezzare, sono regali utili che fanno piacere. Poi consiglio numero 5 è il Silk Peel 5, neanche farlo apposta, di Brown, questo è il nuovissimo Silk Peel, è wet and dry, quindi si può usare sia asciutto che bagnato, dipende insomma da come preferite, io amo usarlo nella vasca da bagno, mi rilasso e posso prendermi tutto il tempo del mondo, oppure se avete fretta e maschietti, questo è per voi, perché dovete regalarlo voi alle femminucce, però insomma anche se avete fretta sotto la doccia è ottimo anche per le ragazze che sono abituate alla ceretta, a altri metodi di epilazione, perché questo cattura i peli che hanno anche mezzo millimetro, quindi li cattura proprio tutti, non c'è niente da fare ed è ottimo perché lascia appunto la pelle liscia, voi lo sapete, fino a 4 settimane, fino a un mese, quindi è il sogno di ogni ragazza praticamente, è molto delicato sulla pelle,
pelle, una cosa, io ho sempre avuto paura degli epilatori perché avevo sempre paura che facessero un male cane, diciamoci la verità. Invece questo mi ha colpito proprio per questo, perché non fa male e io ho la pelle super sensibile e non mi lascia irritazioni, quindi è un miracolo. Quindi è studiato appositamente per le ragazze che vogliono iniziare, insomma, ad usare l'epilatore elettrico, quindi ottima, ottima idea anche questo. Consiglio numero 6, mentre siete nella vasca da bagno ed usate il Brown Silk Peel 5, tatarà, altro, naturalmente, altro consiglio non poteva che essere il mio libro Kiss and Makeup. Qui, voi lo sapete, c'è tutta la mia storia qua dentro, cioè vi racconto da quando sono nata praticamente fino adesso, la mia infanzia, tutte le cose che mi sono successe, belle e brutte. Non è stato nemmeno tanto facile scrivere questo libro perché ho rivissuto tantissimi eventi della mia vita, però ci ho messo davvero il cuore e c'è la mia vita praticamente qua dentro. E poi vi parlo anche del mio lavoro, di YouTube, di come funziona tutto ciò, perché insomma è sempre una domanda molto gettonata questa. Ma oltre a questo e soprattutto vi parlo dei miei trucchi di bellezza, di come io curo la mia pelle, di come io faccio il trucco, insomma, di come mi prendo cura delle mie unghie. Vi do tanti spunti per delle nail art e poi c'è tutto il capitolo style con gli outfit, con i miei outfit preferiti, con tantissimi consigli su come vestirsi a seconda, insomma, della forma del nostro corpo. Cioè davvero, questo è la bibbia del make up, del fashion, delle nail art, e in più c'è tutto su di me e il tutto in questo libro, appunto, che è carino. C'è anche Gatto Denver in copertina, ma c'è anche Gatta Stellina all'interno, promesso, ed è tutto a pua e rosa, naturalmente non poteva che essere così. Quindi tatarà, questo è Kiss and Makeup, il libro. Se già ce l'avete, scrivetemi se vi è piaciuto, che mi fa sempre tanto tanto piacere, e se non ce l'avete, correte a comprarlo per Natale da regalare a una vostra amica. Oppure, ragazzi, se la vostra fidanzata segue i miei video, compratele il mio libro se ancora non ce l'ha, mi raccomando. Consiglio numero 7, io non potevo non includere anche quest'anno, vi giuro, ma io amo queste cose, amo il Natale, quindi amo queste cose kitsch, me ne rendo conto, ma non potevo non includere un paio di calzini fichissimi, callissimi e imbarazzantissimi, con la renna Rudolph, rendiamoci conto. Dall'altra parte hanno tutti i dischetti antiscivolo glitterati, cioè rendiamoci conto la bellezza di questi calzini, sono fantastici. Poi sono super caldi, sono molto grossi, insomma, quindi io non potevo non inserire veramente un paio di calzini buffi anche quest'anno. Ho i calzini buffi 365 giorni all'anno sui piedi, ma a Natale almeno sono giustificata, quindi secondo me anche questo è un regalo utile e carino da regalare per Natale, yeah! Consiglio numero 8, voi lo sapete che io sono fissata con queste, quindi non potevo non inserirle, tatarà. Un altro consiglio che vi voglio dare è una core per il cellulare, un regalo economico, carino, che viene utilizzato e anche antiurto, se ne prendete uno di quelli in gomma, così aiuta anche a proteggere il cellulare. Questo è uno dei miei preferiti di sempre, è gigantissimo, ma è rosa ed è bellissimo, quindi insomma va a seconda della persona. Sono disponibili naturalmente per tutti i cellulari, io amo le cover, ne cambio una al giorno praticamente, anzi è da un po' che non cambio la mia, che è ancora questa con la Torre Eiffel e adesso devo assolutamente cambiarla. Quindi sì, secondo me è un regalo carino ma anche utile. Consiglio numero 9, questo, e neanche farlo apposta anche stavolta, questo, cioè vi giuro, questo è il Brown Series 9, il nuovissimo rasoio da uomo di Brown, ed è il rasoio più preciso al mondo. Ah, pensate, a 200 controlli di qualità. Ha 5 elementi radenti che si muovono in sincronia per andare a radere, quindi è super preciso, è fantastico ed è appunto l'ultimo arrivo per appunto tecnologia, e tra l'altro è totalmente impermeabile, completamente lavabile e può addirittura essere immerso fino a 5 metri di profondità. Naturalmente non mi intendo tanto di rasoi da uomo, ma siccome è il più preciso al mondo e taglia anche i peli più difficili da raggiungere, i più piccoli, quindi credo proprio che appunto meglio non ci sia, ed è anche molto pratico perché ha il display a LED, quindi insomma si può tenere sotto controllo lo stato della batteria e tutto quanto. E poi ultimo consiglio per oggi, anche questo forse potevate immaginarlo, ma io le amo, sono le tazze natalizie. C'è questa bellissima con le renne, con Babbo Natale, e poi c'è quest'altra con Babbo Natale
è una ragazza bionda che sono io, come amo Natale. Quindi insomma, io amo le tazze natalizie. Natale è una scusa per fare indigestione di cioccolata calda o tè caldo se lo preferite. Io amo il tè caldo, ma amo anche la cioccolata calda, quella densa con la panna, e sono anche questo secondo me un regalo utile e carino, insomma azzeccatissimo per le feste. Quindi questo è davvero tutto per oggi. Qui c'è anche Gatta Stellina che non vuole farsi vedere, ma è qua, quindi vi saluta, ve l'assicuro. Gatta Stellina, no, lei come al solito non si presta. E niente, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.